La tecnica della scuola ha incontrato il professore Franco Ferrarotti. Nato nel 1926, Ferrarotti è considerato uno dei padri fondatori della sociologia italiana. Fu proprio lui nel 1961 a ricoprire alla Sapienza di Roma la prima cattedra di sociologia in Italia. Non si contano le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative nei più diversi ambiti delle scienze sociali, tutte di tipo qualitativo, andando sempre in profondità sui temi, ascoltando con cura le testimonianze dirette dei protagonisti. Per Ferrarotti un anno chiave fu il 1948, quando conobbe l'industriale Adriano Olivetti, con il quale ebbe un rapporto di stretta collaborazione fino al 1960, anno della morte di Olivetti stesso. Oggi Ferrarotti ha 98 anni e abita a Roma e trascorre buona parte delle sue giornate nel suo studio, leggendo, studiando e scrivendo. Ed è proprio lì che il nostro direttore lo ha intervistato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo con il professor Franco Ferrarotti. Inutile presentarla, sociologo, filosofo, Perdi decano. tempo, benissimo. Perfetto, professore. Innanzitutto grazie di averci ospitato nel suo regno di libri, in questo stupendo luogo di cultura. Noi parliamo di scuola. Siamo una rivista online, scriviamo di scuola, ci rivolgiamo agli insegnanti innanzitutto, anche alle famiglie, agli studenti. Professore, negli ultimi decenni è cambiata molto la società e anche la scuola. Ma la scuola, secondo lei, è stata in grado di rispondere al mutamento della società? Beh, naturalmente la scuola come strumento fondamentale di educazione, direi di cultura di una società arriva sempre un po' dopo. Il rischio è che oggi la società sta cambiando a un ritmo così veloce che la scuola stenta a tenere dietro e c'è la tentazione di scegliere scappatoie che non sono vere riforme, che sono in realtà delle ammissioni di sconfitta. Con la crisi della famiglia, noi siamo in presenza di un problema della socializzazione primaria di tutti i nostri ragazzi, giovani e meno giovani, e anche persino giovani adulti, che sono del tutto lasciati a se stessi. Io ho parlato di una generazione figlia di nessuno e temo che questo sia il caso. Mi ha anticipato, la seconda domanda era proprio sulla crisi della famiglia. Uno dei tre componenti della triade sociologica per eccellenza, la scuola, la famiglia, la chiesa, sono negli ultimi decenni, diciamo, si sono in qualche modo molto ridimensionate. Quanto ha pesato la crisi della famiglia sulla perdita di autorevolezza degli insegnanti? Ha pesato parecchio, soprattutto perché la famiglia, nel momento in cui è inserita nella società, non ha potuto difendere la sua sfera di indipendenza, di autonomia, e quindi la società industriale si è affermata pienamente come società panlavorista, in cui devono lavorare marito e moglie, anche se ha figli, eccetera, per tenere un certo tenore di vita, cronofagica, che mangia il tempo. E poi tutto sommato una società che tende soprattutto a direi privilegiare il momento tecnico rispetto all'educazione umana. In altre parole, oggi come oggi i padri si dicono più amici che padri, ma questo è grave perché perdono autorevolezza. Gli stessi professori, in una società in cui il valore è legato al soldo, guadagnando poco si ritengono di poco valore, sono demotivati. Nessuno può dare ciò che non ha. I professori di oggi non possono motivare i loro alunni allo studio perché loro stessi Non sono sono motivati demotivati. adeguatamente. Professore, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, sono aumentati i casi di violenza a scuola. Naturale. Studenti e anche genitori spesso intervengono a piedi, a gamba tesa nella scuola, addirittura malmenano gli insegnanti. Ma No, perché a suo avviso questo è uno sporco specchio di quella che è ma la società oggi? direi che era prevedibile. Io ho scritto un libro molti anni fa, L'ipnosi della violenza. La violenza ha una segreta attrazione per tutti coloro che in fondo sono in realtà incasellati in una categoria sociale. Perché? Perché agisce di colpo
imprevedibilmente cambia le situazioni. E oggi bisogna riconoscere, questo purtroppo, che la violenza è un segnale d'allarme. Ci sono notizie, per esempio, che di fronte a un ragazzo bocciato, e viva le bocciature, comunque bocciato, i genitori, invece di interrogare, eventualmente castigare, esortare il proprio figlio, vanno a picchiare i professori, vanno in frase. Evidentemente questo significa uno tale stravolgimento dei ruoli, dei ruoli tremendo. Il professore che viene addirittura contestato dai familiari per essere, non solo, ma le segreterie anche a livello universitario. Io naturalmente ho riempito i cestini che avevo a disposizione di queste senza aprirle, danno allo studente la capacità di valutare il professore. I professori migliori rischiano di essere i professori peggiori, vengono ricattati. Come se un medico fosse un po' giudicato dal paziente. Siamo in una situazione da questo punto di vista che denota la totale imbecillità, i ciarlatani al potere. Noi oggi siamo di fronte a una classe dirigente, politica, governante e influenzante che è al di sotto, non arriva, non è all'altezza dei problemi che ci fronteggiano. Professore, per quanti anni ha insegnato all'università? 55. Qual è la dote più importante per un insegnante? Avere il faccia a faccia con gli studenti, guardarli negli occhi, e se qualcuno è distratto, non dico mai, ma e lei a che cosa pensa? Carpire la lezione non deve essere mai dogmatica dalla cattedra, ma una conversazione di gruppo. Cosa deve evitare l'insegnante? L'insegnante deve evitare la malattia professionale degli insegnanti e dei professori, che è l'infallibilismo. Bene, chiarissimo. E l'insegnante deve tornare a Socrate, sapere di non sapere nulla, attaccare il bottone con chi capita, con il carpentiere, con il sacerdote, con la donna di servizio, cioè chiunque. Perché? Perché noi possiamo arrivare alla verità solo come impresa collettiva, comunitaria. La verità, qualunque uomo o donna, istituzione, che dica extra ecclesiam, nulla salus, finito! Non ci può, perché nessuno, monopolizza o crede di monopolizzare la verità, l'ha già perduta. Ha detto che le bocciature fanno bene. Certo. Si boccia pochissimo, il 96% non ci vuole più bocciare, non ci sono più gli esami. Alla maturità, il 99% vengono promossi dei partecipanti. Orrendo. Perché? Ma perché in effetti non si comunica, non si dà non solo la sensazione, ma la consapevolezza agli studenti che lo studio non è un passatempo, non è un videogiochi. Studium in latino vuol dire passione, attenzione, emotività. E negando questo, cosa accade? La violenza di oggi si dice immotivata. Al contrario, motivata da che cosa? È motivata dal bisogno di visibilità. Oggi i giovani violenti, che sembrano non avere alcuna, diciamo, ragione di violenza, in realtà sono violenti non per uccidere, anzi non si rendono neppur conto, perché confondono la realtà virtuale con la realtà reale. Sparano e dicono: ma io non volevo uccidere, cioè, sono certo. Fuori. In realtà io arrivo a dire che la violenza non solo è un segnale, un bisogno di visibilità, di presenza, ma è un abbraccio mal calcolato. Professore, viviamo in una società sempre multiculturale, abbiamo sempre più stranieri nelle classi. Secondo lei è giusto tirare fuori un ragazzo straniero che non conosce l'italiano per collocarlo in una sorta di limbo per un periodo, diciamo, di adattamento e di acculturamento della nostra lingua? Lei mi tocca su un problema. Io ho scritto un libro, La convivenza delle culture. Far convivere le culture diverse è molto difficile. Però il problema è che ci rimanda all'identità. Ragazzo straniero, ragazzo italiano. L'identità però non è un dato fisso. L'identità è un processo dialogico in itinere. E quindi, lungi dal segregare, dal mettere nel libro, bisogna al contrario
su una base di parità, permettere un'aggregazione da cui nasca questa polifonica conversazione. Io credo molto, una delle ragioni per cui amo New York, nonostante tutto ci sono vissuto e ho insegnato per anni, è questa città transnazionale in cui si incontra l'indiano che ti vende i giornali, il coreano, l'ortofrutticolo, i carciofi, e poi c'è il sacerdote, c'è il Park Avenue, poi ci sono le grandi, e poi c'è Wall Street, cioè, ma c'è una molteplicità di lingue, di religioni, di culture, di consuetudini, e la vita di domani, la sola cittadinanza di domani sarà la cittadinanza planetaria, se noi riusciremo a salvare il pianeta dal suo autoannientamento. Professore, quanti libri ha scritto? Non lo so, non mi interessa. Io scrivo come vado di corpo, se permette. Io scrivo così, scrivo perché non so fare altro. Scrivo come parlo. Scrivo e ne ha letti tantissimi. Sì, leggo e scrivo. Scrivo, descrivo, riscrivo. Sa perché? Perché scrivere vuol dire rivivere. Il mio caro Cesare Pavese diceva: attento Franco, non si può scrivere di nulla che non si sia vissuto. Professore, i giovani d'oggi non leggono. E in Italia abbiamo una pessima tradizione per motivi storici, per motivi diciamo di aggregazione, un'unità d'Italia che poi di fatto prevede ancora oggi l'incorporamento di culture completamente diverse, ma mai come oggi abbiamo dei dati, delle letture anche dei quotidiani straordinariamente basse. Che messaggio ci sono due logiche, messaggio... al mondo ci sono due logiche, due certo, sole, certo. Cerco di essere, mi scuso, schematico, sì, forse anche eccessivamente non del tutto sintetico, attento alla realtà, cioè, ma ci sono due, la logica della lettura è una logica che ha bisogno di silenzio, solitudine, concentrazione sulla pagina, riga per riga, analitica, cioè. Una logica dell'audiovisivo che è onniavvolgente, rapida, in tempo reale, demotivante, deconcentrante, un fulvio ciono, il risultato fluttuante. Com'è? Questo sta vincendo, sì. La logica dell'audiovisivo con la, addirittura con la intelligenza artificiale sta trionfando, con quale risultato? Avremo, come mi pare di aver scritto da qualche parte, un popolo di frenetici, informatissimi idioti. Idioti, Flaubert, il se tu me lo comprends, l'idiota sapiente, savant, sapiente che sa tutto e non capisce niente. Questo ricorda un po' il pensiero di Umberto Eco. Un po' di, perché lui era parte per questo. Io che in un dibattito proprio con Umberto Eco, quando gli dimostrai che lui era in contraddizione e quindi violava il principio del quarto libro della metafisica di Aristotele, che è proprio sul principio di non contraddizione, mi contraddico, e che c'entro? Se invece di nascere Alessandria Piemonte fossi nato Alessandria d'Egitto, sarei stato Erostrato. Io ho detto, se tu violi e salti, come si fa oggi dai giovani, il principio di non contraddizione, tu non solo commetti un errore logico, ma annulli te stesso. Cosa può fare la scuola, professore, per invogliare... La scuola deve recuperare attraverso un degno trattamento anche economico, finanziario dei docenti, recuperare la grande distinzione fra autorità autoritaria e autorità autorevole. L'autorità non è solo autoritaria, autorità autorevole. Bisogna ridare ai professori, ai docenti di ogni grado, anche alle maestre di asilo nido, dire l'autorevolezza dell'autorità autorevole. Autorità deriva da latino autore, augere. Augere in latino vuol dire crescere. L'autorità autorevole aiuta a crescere, a svilupparsi, a diventare persone. Abbiamo ultime due domande. Certo. Lei si è occupato anche di sindacalismo. Certo. Cosa dovrebbe fare il sindacato per avere maggiore credito tra i lavoratori? Io ho avuto la grande fortuna di essere addirittura difeso da Giuseppe Di Vittorio.
quando fui attaccato duramente da tutti i sindacalisti della CGIL, soprattutto, ma anche la UIL e anche la CISL, cominciava a essere LCGIL, poi diventata CISL, qui in via Poa 21, qui a Roma, mi accusavano di sindacalismo giallo, eccetera. Si levò contro il settimanale della CGIL, che si chiama Il Lavoro, diretto da un fotografo chiamato Angio Gilardi. E dice: no, Ferrarotti ha ragione, noi non siamo, come lui dice, dei massimalisti, no, ma ha ragione, è perché noi abbiamo dimenticato l'operaio in fabbrica, noi siamo militanti politici, la cinghia di trasmissione di Lenin, dal partito alla massa operaia, ma non sappiamo più, bisogna tornare in fabbrica, ha ragione, bisogna tornare in fabbrica e vedere l'operaio in carne ed ossa, che lavora alla linea di montaggio. Una delle sue massime a questo proposito era che le piramidi, chi le aveva fatte? Si ricorda? Beh, certo, le piramidi io le ho visitate, tutti le hanno visitate, a Luxor, naturalmente quella di Khufu, e poi hanno il nome dei faraoni, ma le hanno costruite i braccianti del Nilo, quelli di cui non si parla mai. Chi ha costruito, e anche oggi, chi ha costruito le case, eccetera, molti lavoratori stranieri che lavorano al nero, ma i sindacati oggi sono in ritardo, perché sono in ritardo? Questa è la cosa, e Olivetti l'aveva previsto, il mio grande amico Olivetti, amico e maestro Olivetti l'aveva previsto, oggi i sindacati stilano contratti giuridicamente perfetti, per carità, ma le nuove responsabilità dell'operaio in tuta blu che è diventato operatore in camice bianco, che non è più alla linea di montaggio ma che controlla l'andamento delle giostre, non è prevedibile l'atteggiamento collaborativo in una norma di contratto, in un articolo di contratto sindacale. Quindi mi spiace doverlo dire, i sindacati parlano a vuoto, non toccano la realtà. Devono capire che quando l'operaio in tuta blu è diventato un operatore in camice bianco, il momento in cui deve intervenire nessuno può prevederlo. E quindi occorre, questa è la grande intuizione olivettiana, valido più oggi di ieri, di quando ne parlavamo, bisogna oggi concepire l'azienda che è tuttora una struttura di dominio, concepire l'azienda come una grande compagine partecipata di corresponsabilità di tutti, dal presidente, dall'amministratore delegato, ai guardiani alla porta, e addirittura con un nuovo senso di responsabilità che non è più nel contratto sindacale, ha fatto questo, no! Che coinvolge l'atteggiamento partecipativo e responsabile delle varie persone. E dei ruoli, dei diversi ruoli che... Quindi il sindacato tuttora evidentemente ha una grande funzione, per esempio in Italia, in paesi arretrati, è chiaro che ha una grande funzione, per esempio il salario minimo, certamente, la lotta al caporalato, certamente, però deve rendersi conto. E credo che Di Vittorio una volta ancora sarebbe d'accordo con me, rendersi conto della nuova realtà tecnica e umana della grande azienda. Professore, lei è sempre stato un fautore della sociologia qualitativista. Sì. Okay? Ha sempre visto con un certo sospetto l'eccesso di sondaggi, sì, e tutto quello che ne consegue. Se le venisse chiesto oggi dal Ministero dell'Istruzione un intervento da un qualitativista per capire quali sono i mali della scuola in Italia e per dare delle indicazioni su come migliorare l'offerta didattica, cosa farebbe? La scuola italiana era autoritaria, si è creduto di uscire da questa situazione di crisi autoritaria negando l'autorità, niente affatto, bisogna recuperare l'autorità autorevole e far comprendere che lo studio concentrato
non è un videogiochi, non è un passatempo, e che la, direi, la stima, l'esame e direi anche la premiazione oppure il castigo rispetto al grado di concentrazione è fondamentale. Occorre cioè capire che la scuola oggi avanzata non è quella permissiva, in cui tutto va, in cui non si fanno più esami, in cui addirittura gli studenti devono valutare i professori. Quindi cosa che anche gli insegnanti devono avere, realizzare un percorso di formazione. E l'insegnante d'altra parte deve recuperare il senso della lezione non come un dato dogmatico, ma come una verità condivisa, compartecipata. La lezione come conversazione, ma non come una conversazione guidata. La verità non è un monopolio di nessuno. La verità la si recupera, la si conquista, la si vive soltanto insieme. La scuola deve recuperare il senso del rigore, un rigore finalizzato alla comunità scolastica. L'ultimissima, il rigore vale anche nella selezione degli insegnanti? Assolutamente, fondamentale. Naturalmente una selezione, lei prima ha parlato di sondaggi, eccetera, senza confondere questa selezione, diciamo, con il giornalismo investigativo, con il sondaggio opinione, eccetera, ma e neppure sul nozionismo, ma sulla competenza specifica nella materia e nello stesso tempo una qualità umana verso gli altri. Un'attitudine. Ci sono persone che per esempio sono negate all'insegnamento, perché così come ci sono camerieri che dovrebbero fare semmai i netturbini, insomma siamo di fronte cioè a una grande sfida. La sfida è come adeguare gli strumenti sociali, che sono strumenti, come farli valere in base all'approdo finale, e cioè a questo progetto dell'uomo per l'uomo, alla crescita, ma non dimenticando che autorità deriva da augere, aumentare. L'autorità autorevole aiuta a crescere, svilupparsi e diventare maturi. Franco Ferrarotti, e poi chiudiamo, la ringraziamo per questa straordinaria opportunità. Quando ha capito che era un buon insegnante, che aveva questa attitudine? Boh. A lei è piaciuto, sì, no, è vero, è la sua vita. Io ho avuto la strana carriera, sono stato traduttore per Einaudi con Pavese, sono stato consulente industriale, diciamo così, con Olivetti, sono stato diplomatico internazionale alla UEC, adesso si chiama OCSE, e poi infine sono stato deputato, e poi quinta cosa, professore. Sono sempre stato professore. Chi è colui che professa? Che cosa? Le idee se ne ha, se non ce l'ha, è viva. Ringraziamo Franco Ferrarotti. Sono io, vi ringrazio, mi scuso per la raucedine del Vegliardo. No, noi siamo felici che lei ci abbia accolto. È stato un onore, un piacere.